Fin dalle origini ci siamo resi conto che ogni occasione, ogni evento non poteva essere sprecato in termini di esperienza. Abbiamo cominciato a accumulare, diciamo, taccuini di bordo dopo ogni evento per cercare di fare, capitalizzare l'esperienza che ogni occasione eventistica ti porta. La vera sfida era quella di far diventare un dovere della sicurezza da parte di tutti, far diventare un diritto alla sicurezza da parte di tutti. All'interno della nostra struttura, invece, quindi entriamo specificatamente nella vita di cantiere, noi nominiamo un coordinatore della sicurezza, che guarda caso è seduto a questo tavolo, un direttore dei lavori, un responsabile interno della sicurezza, quindi colei o colui il quale gestisce all'interno del cantiere, quindi la vita quotidiana di verifica e di controllo di tutte le cose di cui ho fatto menzione prima. È una persona specificatamente di controllo su quello che è l'ingresso della manodopera e dei mezzi di lavoro. Questo è un controllo che sta producendo da 2 anni a questa parte un importante database, perché comunque noi oggi siamo in grado di avere a computer quello che è un portafoglio, chiamiamolo così, di lavoratori, di manodopera e di aziende. Diciamo, questi anni, queste esperienze, soprattutto il confronto con il Dipartimento Prevenzione di ASL, ha fatto sì che riuscissimo a mettere insieme, possiamo dire, basandoci su quelle che sono le linee guida e quella che è la normativa vigente in atto, un piccolo vademecum, in maniera, vi faccio vedere in questo caso, un pieghevole che può essere appunto stampabile e utilizzabile da tutti quelli che sono i clienti, non solo i clienti, gli utenti che entrano a contatto e che vogliono diciamo avere delle indicazioni su quella che è la sicurezza per i lavoratori, la sicurezza degli eventi all'interno delle location e all'interno delle manifestazioni temporanee. Anche perché sarà presto online sul nostro sito, unitamente a delle applicazioni di gestione di quello che sono i flussi e di controllo e di verifica di quello che sono i nominativi, che ormai dovrebbero essere quasi pronti e che metteremo a disposizione di tutti. Grazie e buona giornata.